Tra gli animali, il cane è davvero quello più intelligente? Ciao, benvenuto in questo nuovo video tutorial. Oggi ci occupiamo proprio di intelligenza del cane. Beh, se lo chiedo a un proprietario, la risposta è sicuramente il mio cane è intelligentissimo. In effetti, molte volte è così. Ci sono delle eccezioni. Il mio cane è una di queste eccezioni. Cooper, devo dirlo, non sei particolarmente dotato a livello intellettivo, è un po' un tontolone, ma a me piace così e lo adoro. Vediamo però che cosa è emerso dalle ricerche scientifiche. Diverse università, diversi ricercatori si sono concentrati in questi anni per capire in effetti le doti intellettive dei cani. E quello che è emerso in diversi studi è che in effetti il cane è dotato di una grande intelligenza, ma a volte viene sovrastimata, soprattutto se paragonata ad altri animali o se ritenuta maggiore rispetto ad altri animali. Diversi sono stati quindi gli studi condotti proprio per approfondire il tema. E ad esempio, come emerso da una ricerca condotta dall'Università di Exeter, se paragoniamo l'intelligenza del nostro cane con quella di altri animali come ad esempio l'orso, il leone, la iena, il lupo, non emergono differenze significative. Questo ovviamente vuol dire semplicemente che il cane è un animale molto intelligente, ma non lo è di più rispetto ad altre specie. Ovviamente dobbiamo anche tenere in considerazione che esistono diverse forme di intelligenza. Ecco perché le ricerche si sono concentrate sia sulle capacità cognitive sensoriali, sulle capacità cognitive relazionali, sulle capacità cognitive fisiche e via dicendo, e anche sulla consapevolezza che il cane ha di se stesso. Particolare che ovviamente non è condiviso da altre specie. Quindi è importante capire che il nostro cane è un animale molto intelligente, ma se lo sovrastimiamo questo suo potere intellettivo, rischiamo di metterlo in difficoltà. Vediamo perché. Se io inizio a riflettere sul fatto che il mio cane è intelligente e inizio a pretendere da lui più di quello che potrebbe dare, c'è il rischio di metterlo in difficoltà. Io stesso, in qualità di proprietario, potrei andare in frustrazione perché la mia aspettativa potrebbe essere disillusa, tradita, nel momento in cui io propongo al mio cane di fare uno sforzo intellettivo che però lui non è in grado di fare. E questo mio malcontento nei suoi confronti, della sua performance intellettiva, potrebbe essere anche percepita da lui, col rischio di farlo sentire a disagio. Questo ovviamente andrebbe a creare un rapporto non appagante reciprocamente. Quindi è giusto ritenere il cane tra gli animali più intelligenti, è giusto individuare nel proprio cane quali sono le sue caratteristiche intellettive, senza paragonarlo a quello degli altri cani del vicino o del cane che avevo in passato, dell'altro cane con cui convive. Ogni cane è bello perché è un individuo a sé, ha una sua intelligenza, ha una sua emotività e ha un suo rapporto molto personale con ciascun membro della famiglia. Quindi dobbiamo dare valore a quelle che sono le caratteristiche intellettive del cane e affettive, ma senza andare a sovrastimare le sue doti intellettive con rischio appunto di creare poi un rapporto non sano. Sono certo che anche a te sarà capitato di pretendere un po' di più dal tuo cane e a volte di vedere che non era così abile nel riuscire a risolvere magari una determinata problematica o a comprendere perfettamente ciò che gli stavi proponendo. Beh, è normale. Dobbiamo renderci conto che in tante altre occasioni invece il loro sforzo porta dei risultati eccellenti. Ricordiamoci che abbiamo chiesto ai nostri cani di integrarsi nella nostra famiglia, nella nostra società, senza dargli un manuale di istruzioni. E spesso loro riescono perfettamente ad integrarsi, sebbene non abbiano un grande supporto da parte dei noi proprietari. Quindi tanto di cappello a loro. E soprattutto ricordiamoci che se davvero vogliamo rispettare la loro intelligenza, dobbiamo sforzarci noi proprietari e noi addetti ai lavori a comprendere quali sono le loro reali doti per poterle mettere giustamente in campo nel relazionarsi con la famiglia, con il mondo circostante, senza pretendere troppo e senza quindi metterli in difficoltà. Ogni sforzo all'interno di un binomio cane-proprietario deve essere a carico del proprietario, non del cane. Quando iniziamo a chiedere troppo al nostro cane, vuol dire che non abbiamo capito bene qual è il nostro ruolo di proprietari, che è quello di guida, che è quello di elemento rassicurante, che è quello di sostegno nei confronti del nostro cane, a prescindere che le sue doti intellettive siano più o meno marcate. L'importante è saperle ottimizzare, non mettere in difficoltà.
Bene, mi fermo qua. Grazie per aver seguito il tutorial. Naturalmente mi farebbe piacere conoscere qual è la tua esperienza in merito all'intelligenza del cane. Puoi scrivere qui nei commenti quali sono le tue impressioni, quali sono le osservazioni che hai fatto magari nella convivenza con il tuo cane e cosa hai notato dal punto di vista delle sue capacità intellettive nel relazionarsi con te, con la famiglia e con il mondo. I nostri cani sono preziosi, sono sicuramente molto intelligenti, ma dobbiamo dare a loro il giusto merito, sia intellettivo sia affettivo. Ci vediamo al prossimo video. Se non l'hai fatto, ricordati, clicca sulla campanella, iscriviti al canale, condividi questo video e lascia un mi piace. Ti aspetto al prossimo video tutorial. Ciao!